Allora, buonasera di nuovo. Come vi avevo annunciato, questa sera Voci Radicali sarà una trasmissione più lunga del solito. Avremo a disposizione all'incirca 60 minuti, ma abbiamo appunto deciso di prolungarla rispetto al normale orario, al normale minutaggio, perché parliamo di una cosa di cui già ci siamo occupati. Abbiamo appunto almeno tre ospiti, forse un quarto ci raggiungerà in corsa durante la trasmissione. Allora, parliamo di sangue infetto, di una vicenda che coinvolge un numero molto vasto di vittime di cosa? Vittime di trasfusioni per vario motivo, da cui hanno contratto delle infezioni. E quindi ovviamente è coinvolto il Servizio Sanitario Nazionale, ospedali, tutta una serie di enti. Ne parleremo con chi? Ne parleremo con, ve li presento in ordine, diciamo, di comparizione, potremmo dire, o di intervento, con Michele De Lucia. Michele De Lucia è tesoriere di Radicali Italiani, membro di direzione di Radicali Italiani. Grazie Michele per essere con noi, che Grazie a te peraltro... Gianni, grazie per l'invito. Perfetto, e peraltro appunto ha degli impegni e ci dovrà lasciare durante la trasmissione, quindi parlerà per primo ed ha avuto, diciamo, il merito in ambito radicale di portare, io penso, alla platea nazionale tramite, perché così è, tramite Radio Radicale, questa vicenda con delle trasmissioni che lui ha curato e che abbiamo sentito. Ne parleremo anche con Andrea Spinetti, che è un cofondatore del Comitato delle Vittime Sangue Infetto, ed è anche lui un radicale, e ci farà un pochino, un attimo, un sunto un po' della vicenda che si trascina da parecchi anni. E con noi anche Sandra D'Alessio, vicepresidente del Comitato Sangue Infetto, e quindi avremo anche quindi una voce dall'organizzazione un po' delle vittime di questo comitato, che cerca di farsi sentire. Come ho detto, avremo appunto circa 60 minuti. Io darei la parola all'incirca più o meno per 10 minuti a testa. Noi abbiamo la regola, insomma, la caratteristica di questa web TV, che è l'interattività. Quindi io avrò scusate, avrò un occhio sul nostro sito, dove chi ci segue può porre delle domande da una chat apposita, e quindi ve le posterò direttamente se ci saranno. Detto questo, ringrazio ovviamente per la regia di Donato Volpicella, e quindi passo direttamente la parola a Michele De Lucia per in qualche modo parlarci un po' di quanto lui in qualche modo ha conosciuto di questa vicenda, si è interessato prima di noi, e anche ovviamente del risvolto politico, che mi sembra abbastanza importante. A te, Michele De Lucia. Grazie Gianni, un saluto agli altri ospiti, e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando o guardando in questo momento. Beh, intanto vorrei subito dire una cosa, che se, come radicali abbiamo iniziato a occuparci, ormai da qualche anno di vittime del sangue infetto, il merito è essenzialmente, anzi, soltanto di una persona, e cioè di Andrea Spinetti, che un giorno ormai di parecchio tempo fa, ero nella mia stanza al partito, squilla il telefono, alzo la cornetta e devo dire, io faccio sempre un po' di filtro all'inizio, perché di telefonate tese, tra virgolette, ne arrivano tante, quindi mi prendo un po' di tempo per capire se c'è anche della ciccia sotto. E devo dire che molto rapidamente, e Andrea è stato anche particolarmente paziente con me, la ciccia è venuta fuori subito, e quindi credo che di fronte a una cosa così scandalosa, così dolorosa, così ingiusta, così fuori di testa, fuori dalla realtà, se non che invece è la realtà e ci stiamo dentro, sicuramente, cioè, non si poteva restare senza fare nulla, anche perché, come sapete, noi abbiamo sempre parlato di nuclei di Shoah, e Pannella in particolare ne ha parlato negli ultimi anni, trovando questa sintesi, questa formula, anche nel periodo del 2009 con la Stella Gialla, eccetera. E credo che davvero non solo non si esageri, ma si rischi di essere anche un po' troppo moderati nel dire che le vittime del sangue infetto sono uno dei nuclei di Shoah,
dei nostri tempi, perché in realtà sono stati traditi, truffati e presi a botte in testa 3, 4, 5 volte, non so quanto. Allora, io chiaramente non sono espertissimo tecnicamente di questa cosa, ma credo anche che non sia nemmeno il mio compito, e non a caso non dico non è il mio ruolo, ma non è il mio compito. Non mi piacciono i ruoli, hanno qualcosa di preprogrammato, di predefinito. Io credo che invece di fronte a questa tragedia noi abbiamo tutti un compito e non un ruolo, e il compito è quello di intanto farla venire fuori, perché una cosa che veramente sconcerta è che dopo così tanto tempo, tu Daniel, il grande merito che ne stai parlando, ne hai già parlato, io con il Park Corner, con Andrea De Angelis, tante volte ho ospitato proprio gli interventi di Andrea per fare aggiornamenti su questo, però credo che il 99,9% o una cifra poco lontana da questa non ne sappia nulla. Parlavo per dirti qualche sera fa con una mia cara amica di Napoli, si parlava del papà morto di cirrosi epatica, e veniva fuori che la cirrosi epatica se l'è beccata proprio avendo a che fare con questo problema qui, molto probabilmente, non ne hanno la certezza, per dire, no? In realtà poi in questo paese tutti insieme stiamo da soli molto spesso, tutti insieme negli stessi problemi, nello stesso silenzio e nello stesso essere silenziati a volte, ma tutti da soli. Ora, Andrea e i suoi compagni, Sandra, ma i tanti altri che ho conosciuto in questi anni, hanno avuto innanzitutto coraggio, perché andare contro un blocco di potere come quello e di interessi e di omertà come quello che c'è in questa storia, richiede anche una buona dose di coraggio e un'infinita pazienza. Il problema del caso Italia, della legalità in Italia, della stella gialla, alla fine, è questo. Queste persone, le vittime del sangue infetto, se fossero state rispettate le leggi, se fossero stati effettuati i controlli, se i controllori avessero controllato, il problema non ci sarebbe stato. Quindi a monte. Ma chi doveva, insomma, parole povere, sulla pelle di queste migliaia e migliaia di persone c'è chi ha fatto i miliardi, letteralmente. Chi ha fatto miliardi è un intoccabile, sono gli intoccabili, letteralmente. Poi al danno si è aggiunto ulteriore dolo, ulteriore danno e anche la beffa. L'ulteriore danno riguarda, ma poi ne parleranno gli altri ospiti, il discorso dei risarcimenti. Chiarito che, ripeto, queste persone si sono ammalate, hanno dovuto completamente cambiare la loro vita, tante altre non ci sono più, e questo è accaduto perché non sono state rispettate le leggi, non sono stati fatti i controlli, ma soprattutto anche i responsabili, sia quelli accertati sia quelli probabili, poi hanno potuto molto a lungo continuare, no? E qualcuno ancora continua così. Quando poi è toccato allo Stato, cioè quando la cosa gli è esplosa in mano, io continuo veramente a avere un po' raccapriccio, non è per usare termini eccessivi, ma qui non c'è niente di eccessivo, è la situazione che è eccessiva, non i termini che usiamo. Quando si è andato a vedere tutta la storia dei risarcimenti delle vittime, eccetera, hai lo Stato che ci ha marciato la seconda, la terza, la quarta volta, perché sappiamo, con le prescrizioni, ha giocato a finire di fottere coloro che già aveva fottuto una volta. Siccome non era bastato, adesso vi fottiamo la seconda e poi la terza e poi la quarta, distruggendo le vite di chi non c'è più e la qualità
della vita di chi c'è ancora. Ora voi non potete vedere, chiaramente sto facendo, mentre pronuncio queste parole, tutti gli scongiuri del caso per i nostri amici e compagni. Di chi c'è ancora, ovviamente spero che continui a esserci per i prossimi 70-80 decenni, insomma. Ora però, al danno si è aggiunta la beffa. Perché la beffa, la sfiga ulteriore? Perché poi questa cosa dei risarcimenti cade nel momento più sfigato nella storia d'Italia, dell'Italia del dopoguerra, per quanto riguarda le risorse pubbliche, per quanto riguarda lo Stato, per quanto riguarda il bilancio. Per cui, ora, a parte le cose che si sanno, che abbiamo fatto, eccetera, io voglio ringraziare anche da qui Emma Bonino, perché a margine di un comitato nazionale qualche tempo fa abbiamo con Emma incontrato gli avvocati Lana, Mario Anton Giulio, che sono in prima fila con voi in questa battaglia, che veramente tanto, con tanti altri naturalmente, hanno lavorato per questo. E come sapete, Emma è una che le cose le dice proprio in modo diretto, perché tra i vari difetti che abbiamo c'è quello di non volere vendere tappeti alla gente. E Emma diceva: purtroppo, momento peggiore di questo non potrebbe esserci, perché qualunque cosa tu vai a chiedere, ti rispondono: non ci sono i soldi. Questi soldi sono tanti, ne servono tanti, perché gli emodanneggiati sono tanti, e il danno è di quelli più danno di così, cioè, che ti vuoi inventare. Questo però non lo dico e non lo ricordo come una cosa per cui ci si debba rassegnare, no? Ma semplicemente per testualizzare il più possibile quella che è la situazione. Allora, Quindi il Michele, problema, ah, ok, no, e vado a scusa. chiudere proprio, io non so più di recente i nostri amici e compagni cosa hanno pensato di fare, quali iniziative, però io penso che il problema sia proprio questo, perché i pochi che siamo come radicali, per fortuna poi ci sono stati parlamentari anche di altri soggetti politici, eccetera. Guardate, questa cosa nessuno può, vuole, deve mettere nessun cappello, è semplicemente una cosa dove chi ci sta, Unione Laica delle Forze, fascisti, comunisti, liberali, radicali, chi ci sta, chiunque possa fare qualcosa, è bene che ci si unisca, che si faccia assieme. Però io penso che siamo, temo che siamo, se non è morto, poco ci manca, e credo che veramente, non so, con violenza, non so se con qualche strumento di, secondo me dobbiamo provare a far fare a questa campagna un salto di qualità. Non so, proprio in occasione delle politiche possiamo riuscire a trovare una modalità, un canale, perché possono essere un'occasione, ma possono essere anche un tritacarne che appunto ti trita tutto, per cui poi si parla di altro e non di questo. Perché, ripeto, quello che possiamo fare come minimo e come massimo sindacale, con le nostre poche forze, parlo per i radicali, in questo caso le interruzioni parlamentari, dare una mano per la situazione radicale, eccetera, questo lo facciamo già, faremo di più, continueremo a farlo, aiutando a farlo meglio, però insomma quello lo sapete, che anche quando il tempo è poco e le cose sono più complicate, basta dirci che serve e si fa. Il problema però, dopo tutto questo tempo, è capire nella situazione data che cosa ci possiamo inventare. Io potrò stare ancora soltanto 5 minuti, ma vi spiego perché, e spiegherò anche chi magari mi ha visto sparire da Radio Radicale. Questo è un piccolo primo rientro, insomma. Molto importante, dopo il congresso mi sono piegato al ginocchio, il motivo per cui tra poco scappo è che la cosa che mi fa
la fisioterapia che mi serve per tornare in circolazione la prossima settimana è disponibile a farmela pure dalle 9:30 alle 10:30, perché aveva tutto, ma era bene che io la facessi ora. E quindi scusatemi tanto per questa banale, marginale, intoppo personale, però sappiate che insomma dalla prossima settimana sarò di nuovo libero di, diciamo così, a piede. Ok, Michele, noi ti ringraziamo di questa tua cortese partecipazione. Intanto dal gruppo di Libri.tv vengono i saluti di Silvana Bononcini, che ti saluta. Ovviamente ci accomuniamo tutti in un augurio, anzi, o meglio, in bocca al lupo per quanto riguarda le tue condizioni, e su Libri TV c'è sempre spazio anche per Della traduzione me la recupero. te. D'accordo, grazie Michele ancora e buona fisioterapia a questo punto. Ciao Michele. Ciao Allora, Michele. noi continuiamo ovviamente e procediamo. Darei la parola ad Andrea Spinetti, appunto cofondatore del comitato appunto delle vittime sangue infetto, per farci un pochino, un attimino, una panoramica. Noi partiamo sempre un pochino, teniamo sempre uno spazio per coloro che non sanno di che si tratta in modo specifico. E non sono aggiornati un pochino su questa vicenda, affinché non sia una, anche se ne riparliamo, non siano puntate che prendono le mosse dall'ultima, ma almeno un piccolo momento ci sia di spiegazione di che si tratta. E a questo appunto questa cosa la affiderei a te, Andrea, per poi parlare invece con Sandra D'Alessio un pochino dell'attività di questo comitato, delle iniziative, insomma, di quello che vorrà poi parlarci, ovviamente. A te, Andrea. Beh, mi trovo per l'ennesima volta a cercare di fare un cappello a questa vicenda che, come giustamente ha sottolineato Michele, è una vicenda molto complessa. È complessa che occorrerebbe, per poterla districare, degli sforzi che molte volte non si riescono ad attuare appieno. Ci scontriamo contro grossi giochi di potere, contro grossi potentati che sono quelli legati poi alle multinazionali del farmaco che operano nel settore sanitario, quindi stiamo parlando comunque del settore che assorbe l'80% della spesa del nostro Stato. Quindi, che cosa è successo in maniera molto sintetica? Negli anni 70, a metà degli anni 70, cominciò un processo di reperimento da parte delle aziende di sangue che fu introdotto sul mercato senza che chiaramente, grazie alla compiacenza dei funzionari ministeriali dei vari paesi, perché data la multinazionalità di queste aziende, è chiaro che il fenomeno è stato un fenomeno di natura mondiale. Sotto i riflettori ci è andato negli Stati Uniti, come sempre, perché venne fuori da un rapporto Carter della Bayer che le aziende, i broker della Bayer, cioè il consiglio direttivo della Bayer, affidò ai broker il reperimento di sangue presso posti impensabili, paesi del terzo mondo, carceri americane, carceri soprattutto degli Stati Uniti del Sud, Oklahoma, Arkansas, Louisiana. Chiaramente introdotti senza che fossero testati, perché, come è successo in Italia, chi era preposto al controllo di queste quantità di sangue ha preferito metterle nelle condizioni di agire tranquillamente. Il risultato è stato eclatante nel tempo, perché a oggi questa mattanza in Italia, quindi non parliamo degli altri paesi perché sarebbe troppo lungo dilungarci, ha assunto livelli veramente inconcepibili. Perché stiamo parlando di oltre 100.000 persone infettate, e questi sono dati presunti che però il Ministero non ci ha mai contestati. In realtà, da quello che risulta dagli esposti che sono stati presentati in virtù della documentazione che è stata fornita agli inquirenti, e di questo poi eventualmente Sandra ne parlerà dopo, cioè di questo esposto che è stato presentato alla Procura di Roma, beh, i capi di imputazione sono molto gravi. Sono molto gravi perché qua stiamo parlando di omicidio colposo plurimo come capo di imputazione chiesto. È chiaro che
lo Stato in sostanza che cosa fa oggi con questo decreto? Questo decreto praticamente, che è un, non è un decreto politico, è un decreto fatto dall'Avvocatura di Stato di concerto con il Ministero del Tesoro e il Ministero che prende una sentenza dalla Cassazione a sé favorevole e decide, ergendosi a giudice, di decidere se tu sei prescritto o meno e stabilisce la prescrizione a 5 anni dalla richiesta della domanda dell'indennizzo legge 210, che a oggi è l'unico intervento reale che lo Stato, il governo, ha fatto nei nostri confronti. Quindi una piccola pensione che peraltro è stata recentemente rivalutata, perché non è mai stata rivalutata, dietro a una pronuncia della Corte Costituzionale e ancora oggi, anche riguardo a questo piccolo indennizzo, ci sono regioni che non hanno ancora adeguato, non si sono ancora adeguate a questa sentenza, a questa pronuncia. La Calabria è ufficiale, non eroga l'indennizzo, Sandra mi può confermare? Non Sì. eroga l'indennizzo 210 perché è in mancanza di denaro, perché il ministero non gli manda i soldi. Fino ad oggi hanno anticipato, fino ad oggi hanno anticipato 15 milioni di euro Hanno a 15 anticipato anni. le casse della regione. Adesso la regione giustamente dice che non ci sono solamente i malati da sangue infetto, ma ci sono anche altre esigenze, quindi ha dovuto sospendere gli indennizzi. Ora, immaginatevi voi un cittadino calabrese che si trova già in una situazione di sanità pessima, perché sono quasi tutti migranti della salute, queste persone. E in più si vedono levare l'unica forma di sostentamento che gli consente di tirare avanti? Non lo so. Già sono pochi, perché parliamo comunque di un indennizzo che porta circa con l'adeguamento circa 650-700 euro al mese. E quindi ripercorrendo il filo della storia, ciò che ne venne fuori, soprattutto in virtù di un sequestro importante di plasma infetto che fu fatto ai magazzini di Padova nel 95. Nel 2000, finalmente, dopo 5 anni di indagini, fu iniziato il processo a Trento. Processo dove venivano chiamate a giudizio tutte le case farmaceutiche che in quel momento operavano. Perché bisogna riconoscere che non c'era solo Guelfo Marcucci a mangiare a man basse su questa vicenda. Stiamo parlando di grandi aziende coinvolte come la Bayer, come la Baxter, come la Merck, come la Grifols, cioè stiamo parlando di aziende che hanno uffici commerciali in tutto il mondo, cioè coprono tutto il mondo questi personaggi qua, hanno non so quante realtà produttive, non so quante altre realtà di rappresentanza, quindi entriamo in un discorso che di fatto cammina un po' parallelamente anche alla vicenda dei vaccini, visto che guarda caso chi produce emoderivati produce anche vaccini. E parlando di vaccini, in questo esposto vengono fuori degli incartamenti che parlano di circa 6 milioni di dosi di monoglobuline che sono state praticamente introdotte senza essere testate sul mercato. Quindi parlare di numeri di quella che è questa mattanza mi sembra fin troppo riduttivo, non ne voglio parlare perché sarebbero il governo, lo Stato, vabbè, il Ministero della Salute che dovrebbe occuparsi di queste cose. Che altro dire? Ma se vuoi fermarti, Andrea, io passerei la parola a Sandra D'Alessio, così dopo facciamo un altro Volentieri, giro. volentieri, anche perché volevo che poi fosse lei a introdurre questo Sì, discorso, che ha infatti. sicuramente seguito più di me. L'abbiamo seguito un po' tutti, ma lei, insomma, se n'è andato dal procuratore, è andato 78 volte a Roma, cioè, Ok, quindi allora Sandra io si può. D'Alessio, vicepresidente del Comitato Sangue Infetto, che è stata toccata da questa vicenda anche in modo abbastanza vicino, poi se vuole ce lo potrà raccontare lei stessa. Ah, a te la parola, Sandra. Io mi sono avvicinata a questa storia perché mio papà è stato contagiato dal virus dell'epatite C, anche lui poi in seguito alla sua patologia è deceduto, però comunque anche se non è deceduto espressamente per quella patologia, la vita di una persona che sa di avere
l'epatite C è in ogni caso compromessa, anche se non hai proprio la cirrosi epatica conclamata, non sei in attesa di trapianto epatico, perché comunque sai di essere una mina vacante. Però a parte la questione di mio papà, sono entrata in questa storia per lui, però poi ne ho fatto una questione di giustizia personale, perché secondo me è veramente impensabile che dopo 30 anni quasi non ci sia nessun colpevole. Non riesco a capire come mai in un paese, come ho già detto in altre interviste, che si considera democratico, che si considera un paese all'avanguardia, che vuol far parte della comunità europea e tutto quanto, siamo ancora qui dietro a parlare di questa cosa. Mi stupisco come mai oltre 120.000 vittime infettate e 5.000 morti nessuno ne voglia parlare. Come diceva Michele, olocausto. E mi viene proprio da pensare che sia comunque questo il termine adatto a questa vicenda. Una cosa che è pacifica è che sicuramente questa storia nasconde qualcosa di ancora più grosso, perché non si spiega, se no non si spiega assolutamente come mai quando si tocca questo argomento non si riesce a parlare con nessuno, non si riesce a sfondare in televisione, non si riesce a essere ascoltati. Adesso, perché siamo l'unica associazione che rompe un po' le scatole, si inizia a parlare del sangue infetto, però per il resto non riusciamo. Sappiamo comunque dei legami che ci sono con la politica, perché ci sono legami con la politica e non possiamo negarlo, perché comunque quando come diceva Andrea, la società più che ha un monopolio di Stato per la produzione degli emoderivati nasce sulle ceneri della Sclavo, oggi diventa Kedrion, i quali sono i proprietari sono imputati nel processo di Napoli insieme a Poggiolini e altre 27 persone. Il procedimento era a Trento, da Trento è stato portato a Napoli. Strada facendo si sono persi i documenti. Io ho letto degli interrogatori proprio stamattina, gli interrogatori del processo di Trento, dove la Garavaglia risponde al PM dicendo che i documenti sono spariti. Garavaglia era il ministro della sanità di allora, il ministro della sanità del 93, quella che chiese il ritiro degli emoderivati e che, nonostante lei fece una direttiva per il ritiro urgente, l'Istituto Superiore della Sanità fece una conferenza stampa dicendo che era un eccesso di prevenzione, andando contro lo stesso ministro. E quindi lì ci sono sicuramente degli interessi che non vogliono saltare fuori, e si stanno proteggendo questi interessi, che, come dicevo, sono sicuramente legati alla politica e a una parte della politica, soprattutto perché, come dicevo prima, da cosa si legge sulle carte, non è che noi ce lo siamo inventate. Quando appunto una casa farmaceutica è indagata al processo di Napoli per epidemia e quant'altro, viene strano da chiedersi come mai comunque percepisce finanziamenti pubblici per la ricerca dell'epatite C. Ma questo non lo dico io, lo dicono i parlamentari che nel 2007 hanno fatto un'interrogazione chiedendo conto del perché questa società chiamata Kedrion, nonostante sia imputata al processo di Napoli, percepisce i fondi dal CNR. Ma la cosa più assurda, Sandra, è che i parlamentari chiedono come mai il figlio del proprietario della Kedrion, senatore Andrea Marcucci, che all'epoca era il sottosegretario di Stato per la delega ai beni culturali, partecipa ad un summit della salute insieme al presidente francese per discutere dell'insediamento di nuovi stabilimenti produttivi. Tutto non ha un senso in questa cosa, tutto non ha un senso. È logico che uno legge queste carte e dice: ma dove vivo? Nella Repubblica delle Banane? Perché non è che uno se le è inventate queste cose, è tutto scritto nero su bianco. E come l'abbiamo lette noi, le ha lette anche la Procura di Trento, le ha lette la Procura di Napoli. Napoli non partirà mai. La cosa assurda, che come diceva Andrea, noi parliamo di 120.000 vittime,
perché non vogliamo creare allarmismi, ma dai documenti che abbiamo noi non sono 120.000 persone infettate, perché gli emoderivati, parliamo solo di immunoglobuline, quindi antitetaniche, che sono state messe in commercio tra il 90 e il 95, sono milioni, milioni e milioni. Nel 93 la Garavaglia ne ha disposto il sequestro. Nel 95 i farmaci erano ancora in giro, perché li hanno sequestrati in AS nel 95. Sono stati ritirati solo il 5% dei lotti messi in commercio. I lotti messi in commercio sono circa 8 milioni. 8 milioni meno il 5%. Sappiamo quanti emoderivati sono andati in immunoglobuline sono state messe in circolazione. Consideriamo un valore prudenziale, la carica virale non si distribuisce equamente in tutte le fiale, quindi in alcune ce n'è 10 e nelle altre ce n'è 1000. Quindi potenzialmente tagliamo la testa al toro, la metà erano infettanti, quindi circa 3 milioni. Ecco perché i trasfusi occasionali fanno paura, perché chi ha fatto l'antitetanica non rientra nell'utilizzatore classico degli emoderivati come Andrea, che è un emofilico, ma rientra nei trasfusi occasionali. Il problema è che un trasfuso occasionale non ha una patologia di base preesistente e quindi è sottoposto a controlli periodici e prima o poi salta fuori in tempo abbastanza breve di avere l'epatite. Uno che ha fatto un'antitetanica, uno che ha fatto una trasfusione durante un intervento, poi non ha più avuto problemi. Sa di avere l'epatite C quando ha l'episodio acuto o quando magari va a fare proprio la ricerca dell'antigene specifico. E lì, come dichiarano anche le CMO, possono passare anni e anni e anni dal momento della contrazione del virus a quando ne viene a conoscenza. Ed è questo che ha paura lo Stato e non si arriva a un risarcimento. Perché sa che la platea che c'è dietro, in un incontro che ho avuto con il consigliere Volpe l'anno scorso e con l'avvocato Melillo, il consigliere Volpe proprio questo ci disse, perché non volevano dare quei soldi? Perché la loro paura era che si creasse un precedente. E l'avvocato Melillo in quell'occasione gli disse: il precedente l'avete creato nel 2003, quindi anche se pagate nel 2007, ormai il precedente esiste. E lui disse: ma noi non vogliamo che dopo questo vengano a suonarci di nuovo il campanello, perché loro sanno la cosa che c'è dentro. Ma la cosa più vergognosa in tutta questa situazione, e lì poi ci mettiamo anche di mezzo le magistrature e quant'altro, nel corso degli anni sono stati fatti esposti a 32 procure con un lotto noto di una casa farmaceutica, che faceva parte di quel lotto che doveva essere ritirato nel 93, quando la Garavaglia aveva detto di ritirarlo. Una persona è stata infettata con quell'immunoglobulina. Dopo delle ricerche ha scoperto qual era l'immunoglobulina e lui è andato alla ricerca di questa immunoglobulina, che era nel servizio farmaceutico della caserma presso la quale prestava servizio. Quindi cosa ha fatto? Ha preso una fiala, l'ha fatta analizzare agli ospedali riuniti di Bergamo, alla Croce Rossa Italiana, e hanno stabilito effettivamente che quella fiala era infetta con lo stesso genotipo di cui lui era stato infettato. È tornato in caserma, ha rubato 8 fiale che ha fatto avere alla procura di Trento per analizzarle. In ASA hanno fatto il sopralluogo, dopo 2 anni, 93, hanno ritirato altre 18 fiale di quelle emoderivato che non ci doveva essere più. Quindi con il numero di 8, la casa farmaceutica, con le quantità, questa persona, visto che era comunque nell'esercito e via dicendo, è riuscito ad avere le bolle di trasporto, i documenti, ha fatto degli esposti segnalando alle procure quali ospedali avevano ricevuto quel materiale infetto e di vedere negli ospedali chi aveva fatto uso di antitetaniche. Ma ci fosse una procura che si fosse. Sì, si è mossa la procura di Alessandra su 32. Nessuno ha fatto niente di questa cosa. Allora, la procura di Torino è sparito il fascicolo. Boh, non si trova. La procura di Alessandria c'è stata l'alluvione. In un periodo si trovano i documenti, poi non si trovano più, poi si ritrovano. E nel periodo che ci interessa non si trovano. A Bari qualcuno ha dato ordine di distruggere i documenti.
dal 93 in poi dovevano distruggerli, sono andati di mezzo anche gli altri, chissà come mai. A Napoli è successo un fatto analogo, ma mi pare veramente, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, però sono troppe cose che non funzionano qua. Sandra, con questa citazione di Andreotti, ti fermo un attimo così facciamo un altro giro, uno con Andrea, e poi dopo ti ridò la parola a te in chiusura. Andrea, è chiaro che qui la situazione che ci ha esposto anche Sandra è parecchio pesante, oltre che nel fatto stesso, anche per quanto riguarda in qualche modo la possibilità di metterci tra virgolette una toppa, cioè di rimediare in termini di giustizia. Mi sembra che veramente è tutto estremamente deficitario, è tutto estremamente fumoso, appunto, oltre che deficitario, fumoso, e soprattutto ci si mette anche il discorso della crisi che accennava anche Michele, che poi è crisi oltre che di giustizia, è anche crisi economica. E quindi pare che in questo ambito, come in altri ambiti, la speranza sia quella delle giurisdizioni internazionali, cioè di bypassare un po' la giustizia italiana. Tu che mi sai dire Come su questo? spesso accade in questi fenomeni di illegalità, no? Il discorso delle carceri è abbastanza indicativo, ma esistono già dei precedenti anche da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di emodanneggiati, cioè si è già espressa e ha sempre condannato lo Stato. Comunque, al di là di questo aspetto, io vorrei tornare un attimino sul discorso delle risorse finanziarie. Le risorse finanziarie in un paese democratico che attesta che ci sono state delle responsabilità, perché il reato di epidemia dolosa, che fu il primo capo di imputazione che venne fatto nei confronti delle case farmaceutiche, decadde non perché non esisteva il reato, ma perché non si riusciva ad attribuirne la paternità a qualcuno. Questo è stato il grande colpo di classe che fece l'avvocato Alfonso Maria Stile a Trento e che fece derubricare il doloso, perché con il doloso la richiesta era stata dell'ergastolo per le persone. Ora dico io, caduto in prescrizione il reato, lo Stato in 20 anni non si è mai preoccupato di chiedere neanche una lira a una delle aziende farmaceutiche che si sono date da fare sul nostro mercato. Anzi, quando ha potuto le ha finanziate. Quindi non ci vengano a raccontare delle storie. Sicuramente il momento è difficile, ma non si è chiesto i soldi alle persone giuste, quelle che devono pagare. Perché se no, diversamente, ci troviamo di fronte alla solita situazione dove si generano profitti per pochi e costi sociali per tutti. I soldi questi ce li hanno. Quindi fanno come nei paesi evoluti, io prendo sempre esempio la Francia, anzi la Germania, prendiamo la Germania l'ha risolta tranquillamente così. Ci sono stati un certo numero di infettati, sicuramente inferiore rispetto ai nostri, noi siamo proprio una landa a sé e siamo da terzo mondo, ecco, tanto per dire. E loro hanno deciso che d'ora in poi le aziende che operano in Germania e che vendono farmaci in Germania fanno affluire delle somme che sono destinate a un fondo di solidarietà che serve a finanziare gli eventuali risarcimenti. Mi sembra politicamente corretto, no? Peraltro Marcucci Esiste che anche opera la in responsabilità Germania. civile delle No, ma auto. peraltro Marcucci che opera in Germania, queste condizioni in Germania le accetta se vuole lavorare in Germania. Se no, va ad aprire in Congo belga. Insomma, Certo. questo è un affare che rispetto al denaro che porta e i rischi che comporta nel commetterlo, cioè è nettamente preponderante la prima parte. Perché prescrizioni basse,
Appoggio completo da parte delle istituzioni, anche perché non dimentichiamoci che la chiede, non Sandra, volevo farti perché vorrei chiarire quello che ha detto Sandra. Non è la Chedron che è responsabile della strage degli anni 90. No, È la che la fra. scla è che nasce da un ramo d'azienda, dalle ceneri, dalla sclava e guarda caso di proprietà dei figli del proprietario della sclava. Ora, io non è che voglio far ricadere sui figli le colpe dei padri. Però, signor Marcucci, senatore del Partito Democratico, nel 92 comunque è stato preso per una mazzetta a De Lorenzo, prosciolto, ma è stato preso. Cioè, voglio dire, Appunto, qua di che prosciolto. cazzo stiamo parlando? Perché poi lo stesso atteggiamento di quelli del Partito Democratico, io non li posso vedere. Mi sa che nel nostro mondo pochi li possono vedere, ma io in particolar modo non li posso vedere. E mi ricordo sempre le facce di Franceschini, di D'Alema, che sono venuti in piazza Montecitorio, quando io gli feci delle domande, ma lei che sa queste cose, perché gliel'ho detto io adesso, perché lei mi aveva detto che non ne sapeva niente, no? Come si pone nei confronti del senatore Marcucci che si siede al suo fianco in Parlamento? Chiaramente infilavano tutti la faccia nel bambino. Poi anche il discorso della fine del monopolio. Nel 2005 è stato disposto la fine del monopolio, oggi ce l'hanno ancora. Esatto, cioè, anzi, addirittura sono venuto a sapere che di recente, nonostante pare siano stati firmati i decreti attuativi, il Veneto, Regione Veneto, si è affrettato a fare un contratto che allungasse ulteriormente il monopolio di Marcucci. Perché qua il problema è che sì, i decreti attuativi, ma questo poi si fa forte di contratti. Se questo c'è il contratto 2020, gli dice ok, il decreto attuativo parte dal 2020. Fino ad oggi Chedron ha garantito comunque fino al 2015 sulle regioni convenzionate. Poi sul discorso della sicurezza del sangue ci sarebbe da parlarne per così. Perché? No, no, infatti Andrea, volevo un attimo interromperti perché siamo quasi in chiusura e volevo risentire Sandra, facendole una domanda un po' specifica, nel senso che qui prima in premessa abbiamo parlato di, avete spiegato che si tratta di acquisti di sangue che provenienti in gran parte dall'estero. Allora, e anche prima Andrea ha parlato di problemi simili che si sono presentati anche in altri paesi europei, in Francia e in Germania. Allora, io quello che volevo chiederti è, questo disastro è stato provocato anche da violazioni, diciamo, di norme sul commercio internazionale Allora, di questi io beni adesso o è tutta dico, una cosa italiana? ascolta. No, allora, io adesso dico una cosa. Noi stiamo preparando l'ennesimo esposto che riguarderà proprio la questione internazionale, perché dai documenti che sono saltati fuori del processo di Trento, cosa succedeva? Si importava questo sangue dall'estero, poi veniva frazionato e prodotti gli emoderivati. E da una parte lì e senza controllo. Dall'altra parte avevamo il reperimento interno tramite l'Avis e anche lì non si applicava il controllo. Dai documenti che ci sono sul processo di Napoli è saltato fuori che sono stati fatti alcuni prodotti emoderivati con delle sacche di sangue che sono risultate non testate o consapevolmente o che sapevano che erano infette e sono stati prodotti degli emoderivati. Questi emoderivati sono andati in giro in Iran, in Taiwan, in Turchia, in tutti questi paesi, Romania, Ucraina, Romania e via dicendo. E su questi Ucraina, documenti insomma. e sui documenti del processo di Trento ci sono l'elenco di questi lotti che sono andati in giro. Io ho letto in mezzo a questi documenti che all'epoca si segnalò questa cosa al Ministero degli Esteri in Italia affinché segnalasse il punto ai vari paesi. Però a quanto pare nessuno fece niente, perché in mezzo alle carte che mi hanno fatto leggere c'era proprio questa dichiarazione che nonostante fosse stato chiesto al Ministero degli Esteri di prendere posizione e avvertire gli altri paesi, nessuno aveva fatto nulla. La cosa,
lascia comunque a pensare molto. Mi viene anche da pensare, forse è per quello che tutti vogliono mettere a tacere una cosa del genere, perché se saltasse veramente fuori tutto questo, altro che incidente internazionale, potrebbe succedere, perché poi andando a vedere quello che è successo negli altri paesi, effettivamente è successo anche a casa degli altri, quello che è successo anche a noi. Quindi sicuramente è una cosa grossa, ma alla base di tutto, come diceva Michele, è la mancata applicazione delle normative che già c'erano, perché le normative c'erano, e il controllo che non è stato fatto perché c'era Poggiolini e una serie di altre persone, Vicari, piuttosto che Gentile, piuttosto che tutta questa, queste persone che erano all'Istituto Superiore di Sanità e al posto di Poggiolini, nella sua funzione, che hanno permesso che questo succedesse e soprattutto hanno permesso che, nonostante ci fosse stato l'obbligo del ritiro, come dichiarano i NAS, questo ritiro non venne effettuato per incentivare le case farmaceutiche allo smaltimento delle scorte. Questo lo dichiarano proprio i NAS. Quindi Sì, diciamo che come dice la Jeep De Simone a Napoli, nel momento in cui la Garavaglia fece uscire la disposizione, cioè di distruzione di tutte le partite, per le aziende si creò un grosso problema, lo smaltimento delle scorte. Allora si inventarono giri strani con società fittizie, paradisi fiscali per far finta che erano spariti per poi rientrare in un altro modo, ma comunque sono comunque lotti di sangue che sono andati avanti nonostante ci fossero delle regole ben precise. E quindi, insomma, in sintesi, tanto per concludere con un messaggio che poi bisogna vedere dalla vostra risposta se è un messaggio di speranza. Questa è una domanda che faccio sempre, però vorrei riproporla ogni volta perché chi ci ascolti, insomma, in qualche modo, se possiamo essere in qualche modo utili per alzare un po' il livello di allerta. Per quanto riguarda il futuro, voi che siete addentro a questa vicenda, oggi chi fa una trasfusione in Italia sta al sicuro almeno che questo errore, questo drammatico errore non si ripeta? A te Oddio, Andrea con e quello. poi rapidamente a Sandra. Allora, io riprendo quello che ha dichiarato all'85esimo anniversario della nascita dell'Avis, il presidente, facendo diciamo una sorta di analisi di quella che era la situazione, ha espresso pareri molto confortanti per quanto riguarda il discorso della sicurezza nel sangue inteso a livello di plasma. Diverso invece il discorso del sangue destinato all'industria, e qua siamo nel Far West, un mercato delle vacche, proprio in virtù di questa legge del 2005 che non è mai stata applicata e che quindi consente, in contrasto alla legge, ad aziende come Baxter, che non producono con sangue italiano, di vendere prodotti lo stesso. Cioè, la realtà è quella lì. Cioè, c'è una stessa missione da parte di Baxter, quindi direi che in linea di massima c'è una grossissima attenzione alla sicurezza del sangue e sicuramente non direi la stessa attenzione nei confronti del settore degli emoderivati, cioè quindi quelli che vanno a toccare la mia categoria, gli emofilici, anche se ormai il settore degli emoderivati ha ampia applicazione, cioè quindi non esiste più, c'è anche quello che usa l'emoderivato saltuariamente. Ormai ha ampia applicazione, ormai il plasma è difficile che si venga utilizzato, cioè chi fa un'operazione ha bisogno di fattore ottavo per coagulare, quindi danno degli emoderivati, non fanno più le sacche come una volta. Se no A non te ci sarebbe Sandra. tutto questo business. Sandra? Sandra, a te la Sì. parola, Sandra. Ma sai, dire che è sicuro dovrebbe essere sicuro, c'è sempre l'errore umano che rientra nell'errore fisiologico. Cosa fa pensare che l'anno scorso ad Orbassano ci siano stati 3 casi di talassemici che hanno, mentre si trasfondevano, hanno preso l'epatite. Quindi quello fa pensare, però è anche vero che se pensiamo a tutto quanto, io mi auguro che sia.
che sia controllato. Ok, sì, questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Non siamo misti in questo senso, sapendo che abbiamo a che fare. Quindi non diamo messaggi di speranza. Il problema grosso è sulle... Vai Sandra, vai in conclusione. La paura è sempre quella che dove c'è la logico c'è la viene poi fuori la possibilità di, come dice sempre Andrea, ottimizzare eliminando i controlli, soprattutto in un momento in cui l'economia bisogna fare di più spendendo di meno. Lenti, no? Cioè, visto che il signor Monti, no? Come lo voglio chiamare io adesso, perché lo disse anche in un momento talmente difficile che si può anche pensare a delle sospensioni di democrazia, no? E lui la democrazia l'ha già sospesa da un bel po'. Questi non l'hanno mai attuata la democrazia. Quindi non lo so, io ho seria paura che regioni in difficoltà possano effettivamente andare sempre peggio. Cioè... Beh, comunque abbiamo le elezioni che sono insomma, abbastanza vicine, vedremo se potremo riacquistare con il diritto al voto anche una certa agibilità democratica. Io siamo in chiusura, vi devo salutare. Ovviamente vi ringrazio di questa della partecipazione, vi ringrazio di aver aiutato Liberi TV a dare voce a questa vicenda e a poterla chiaramente diffondere sul web. Lo ricordo a chi ci segue e anche a voi che questa registrazione, la registrazione di questa puntata ovviamente sarà disponibile nell'arco di 24-48 ore sul nostro web e potete utilizzarla facendo circolare questo messaggio severo e nello stesso tempo una richiesta di aiuto, anche sperando che possa servire di ammonimento. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi ancora e salutarvi. Ringrazio Andrea Spinetti, grazie Andrea e Sandra D'Alessio per questa partecipazione. Grazie ancora, grazie di essere stati Gianni, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti.